Ciao bestie e benvenuti alla nuova puntata di Drink Beer and More. Oggi andiamo direttamente a Treviso, in provincia di Treviso, appunto, e abbiamo questo birrificio che è un altro birrificio italiano che ho scoperto a caso, così in un locale c'era questa vetrinetta, ho visto questo numero, appunto questo 32, ho detto ma che minchia, ho detto sono andato a vedere su internet, su Google, quello che usate anche voi, e ho visto che è un birrificio italiano, appunto a birra italiana, e allora subito li ho contattati, gli ho detto, ascolta, dove posso trovare la tua birra? Gli ho detto proprio così, è schietto. Allora mi hanno detto, posso puoi trovarlo in questi tot locali? Visto che io sono in provincia di Parma, ho chiesto se erano reperibili nella mia zona. Ho trovato un locale che era possibile andare a prendere, un locale era un alimentare, era che li vendeva direttamente. Sì, il prezzo è un po' alto, perché questa bottiglia di birra che è da 75 costa 9 euro e passa, 9 euro e mezzo, quasi 10 euro. È un po' troppo, però infatti ne ho preso una e basta. Vediamo se veramente vale quei 9 euro. La bottiglia è enorme, si presenta abbastanza grossa, abbastanza enorme. Quello che posso dire è che è semplice, spartana ma semplice. Devo dire che comunque va bene, cioè non mi dispiace una cosa. Andiamo ad aprirla, vediamo com'è. Questa comunque è una birra bianca, quindi stile che va, prendiamo esempio dalle Blanche Belghe. C'è scritto che comunque è una birra bianca di farro ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia. Scusate che c'è a leggere piccolino. Frutto di un'antica combinazione di spezie e cereali. Regala sensazioni tropicali e una freschezza acidula. Acqua, malto d'orzo, farro 35%, lupolo, coriandolo, appunto come se nelle blanche, scorza d'arancia, zucchero e lievito. Preciso. Volume, c'è il volume alcolico 5,8, quindi appena più del 5 gradi non è normale. Andiamo ad aprirla. È bella confezionata bene, credo è una cosa che mi piace. Il tappo è bello, c'è scritto proprio 32, così in nero, molto bello. Come si presenta? Ad aprirlo, non abbiamo rovinato niente. Andiamo a versarla. Che cazzo sei qua in cima? Cioè, praticamente si è presentata così e io non riesco ad aprirla, cioè non lo so. Forse è staccato qualcosa da qua sotto, non... Ah no, c'è proprio il tappo di sughero! C'è il tappo di... Oltre a questa c'è il tappo di sughero, quindi andiamo a prendere quello da svitare. Io non avevo pensato che questa birra avesse anche il tappo di sughero, cioè è una cosa in più, eh. Però comunque va apprezzato, insomma. Non è sughero, è plastica. Non è sughero, è plastica, però fa il suo sporco lavoro, insomma. Andiamo a versarla adesso. Abbiamo usato questo bicchiere, che è bicchiere appunto da Blanche, diciamo, più o meno, di birra belga, chiara. Andiamo a versarla. Ancora appena appena. Beh, ecco qua. Allora, direi che ovviamente i lieviti sono sul fondo, quindi questa qua si poteva presentare un po' più chiara, non così opaca, però comunque veramente opaca, nessun cazzo. E non filtrata, quindi. Bene, cosa presentiamo? Che abbiamo delle bolle grosse e medie, quindi abbiamo una struttura. Beh, è una bella struttura, insomma. Sembra molto frizzante, vedendolo appunto dalle bollicine che ci sono anche qui, quindi non solo qui ma anche qui, sembra molto frizzante, però sai, non è detto, adesso bisogna provarla. Andiamo subito a sentire gli odori, cosa sentiamo. Allora, come abbiamo detto prima, sentiamo il coriandolo, perché si sente le scorze d'arancia, sì, si sente come c'è scritto appunto qua, sì, abbiamo un odore di cereale, appunto. La via nel naso. Vabbè, andiamo a assaggiarla e vediamo com'è. Siamo nettamente un po' lontani da
una birra belga, che una birra belga ha molto più struttura, diciamo, quando la bevi. Si avvicina molto di più questa qua una Weiss, se possiamo dire, ma magari probabilmente questo qua è proprio stato fatto a stile Weiss, che ha questo acidolo persistente, cioè un acidolo che si sente iniziale, si sente molto, che diciamo è tipico delle Weiss tedesche o di altre Weiss. Però è buona, non ha, diciamo che comunque come Ibull bassissimo, perché non abbiamo un amaro, quindi non si sente niente. Però sapete, non è che ha quel coriandolo persistente, quel coriandolo forte che si sente nelle blanche, quindi possiamo considerarla una birra bianca stile Weiss, non una birra bianca stile blanche. La blanche è nettamente fatta in un altro modo. A vederla sembra molto una blanche, perché c'è questo molto chiaro, molto, molto acceso. Invece la Weiss, appunto, essendo fatta di frumento, tende a essere molto sul giallo paglierino, molto acceso. Questa qua è fatta anche col farro, però continua un attimo a non capire bene, andiamo a assaggiare due volte. È una birra comunque fresca e dissetante. Essendo comunque una birra artigianale, comunque tende ad essere diversa da una birra abbastanza famosa come le Mugarden, per dire, parlando sempre di blanche, tende ad essere un po' diversa, perché non si riesce a riprodurre i gusti perfetti di una Hoegaarden o di una Blasdenhamon, cioè è difficile ed è particolare di una birra artigianale, appunto, avere questo gusto appena diverso. La ricetta più o meno è sempre quella, però qua non è stato usato il frumento come Hoegaarden, qua è stato usato il farro, che è diverso, tende ad avere un gusto diverso, infatti si sente. Diciamo che è un po' gasata, si sente che è un po' gasata. Io quello che posso dire come birra, allora, facciamo un attimo mente locale e vi dico subito. Allora, se volete una birra semplice, comunque andate, cioè, se vedete questo marchio qua, dite voglio una birra che non sia troppo amara e che vada bene a pasto, mangiando del formaggio o anche la carne, cioè questa potete prenderla. Come voto io gli darei un 6 e mezzo ce l'ha. Se consigliarvela, vi ho detto, se dovete prendere una birra che non è amara, che non vi dia, non sia troppo particolare, questa ve la consiglio. Però sapete che comunque come prezzo costa 9 euro. Cioè, è un po' alto come prezzo, quindi tende a farmi un po' storcere il naso. Nel senso, una birra è da 75, ok, ma quella da scusate, quella da 33 o quella da 50, che so che non le fanno, però la metà, cioè 50, quanto la fai pagare? 6 euro? Cioè, ok, una birra artigianale, va bene. Tendiamo ad essere in un mercato che comunque le birre artigianali, c'è pieno di birre artigianali. Se tu vendi una birra artigianale 75, 9 euro incominci a essere un po', per dire, fuori. Almeno io l'ho comprata perché l'ho assaggiata, ok, ci sarà anche altre persone che la compreranno, però tende ad essere abbastanza un po' il naso. Io una birra da 75 la voglio pagare massimo 5 euro, una birra così da 75 non voglio pagare di più, perché dopo dici, cosa sa di più da essere pagata 9 euro? Ok, è una birra artigianale. È il stesso discorso che ho fatto tempo fa, le birre artigianali italiane non possono costare così tanto. Poi vabbè, è un altro discorso quello, lo mettiamo da parte. Quindi in conclusione io vi consiglio questa birra perché è buona, non è male, questo birrificio fa delle buone birre. Se avrò l'occasione di assaggiare le altre, spero di avere l'occasione, vi dirò cosa ne penso, perché ci sono tanti altri tipi, però sembra che costa 9 euro. Oh, scusate se insisto sul prezzo, però non si può. Io vi saluto, vi invito a mettere mi piace, a commentare e a condividere il video. Se volete io vi lascio tutti i link possibili qua sotto, dove avete la mia pagina Facebook, la pagina del birrificio, così lo andate a vedere, andate a visitare. Spero che qualcuno del birrificio veda anche questo video, così almeno dice abbiamo bevuto la birra del mio figlio, almeno mi faccia un po' di pubblicità, io la penso sempre così. Per il resto io vi ringrazio e
ci vediamo alla prossima puntata. Ragazzi, continuate a bere, perché bere fa bene, nel senso bere moderatamente, giusto? E bere anche bene. Quindi io, ragazzi, vi saluto e vi faccio alla salute. Ciao ragazzi.